L'ambasciatore Giampaolo Cantini, direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Francesco Capecchi, capo ufficio della DGSCS, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, hanno partecipato al workshop che si è tenuto nella sala conferenza del distretto produttivo della pesca COSVAP di Mazara del Vallo, intitolato Strumenti finanziari della cooperazione italiana allo sviluppo a sostegno del settore privato, con particolare riferimento al settore delle piccole e medie imprese. Nel corso del workshop organizzato da Cooperazione Italiana allo Sviluppo, MAECI, e dal distretto della pesca e dall'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Marsala, l'ambasciatore Cantini e Capecchi hanno illustrato la nuova legislazione relativa ai crediti agevolati per le imprese italiane che costituiscono imprese miste in paesi di cooperazione. Il distretto della pesca, ha dichiarato l'ambasciatore Cantini, al fine di incentivare la convergenza tra cooperazione e internazionalizzazione nei settori e secondo le priorità definite nelle linee guida triennali, si è fatto parte attiva insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze nella elaborazione di modifiche regolamentari e legislative volte ad attualizzare strumenti finanziari già previsti per agevolare le piccole e medie imprese italiane in uno scenario economico caratterizzato dalla stretta creditizia. Di nuovo in moto i volontari per rimettere a lucido il castello di Calatubo ad Alcamo, ripulita la cappella, sabato e domenica porte aperte dal FAI per le visite. In arrivo migliaia di turisti al bene storico alcamese. Al lavoro, nel fine settimana appena trascorso, i volontari dell'associazione Salviamo il Castello di Calatubo, che hanno ripulito la cappella della storica struttura in vista delle visite programmate per i prossimi 21 e 22 marzo. Si sta mettendo a punto un certosino lavoro in modo da permettere alla gente di poter visitare il Castello di Calatubo, oggi non agibile per via delle sue condizioni strutturali compromesse da anni di degrado, incuria ed abbandono prima dell'intervento di messa in sicurezza di qualche anno fa. Una ventina di persone armate di pala, piccore, rastrelli, secchi e anche qualche attrezzatura per il taglio delle erbacce hanno raccolto i detriti che si trovavano all'interno della cappella, che sarà sostanzialmente l'unico luogo che potrà essere visitato. È stato fatto un lavoro imponente, considerate le condizioni in cui si ritrova il castello di Calatubo, attorno a cui si è formato un movimento di volontariato importante che sta riuscendo ad attivare quei meccanismi necessari per il recupero dell'immobile. Proprio la cappella, che sarà visitata il prossimo weekend, sarà completamente recuperata con i 30.000 euro che sono stati vinti nell'ambito dell'ultima campagna del censimento FAI sui luoghi da riscoprire, grazie al terzo posto raggiunto attraverso i voti online e cartacei che sono stati racimolati soprattutto dall'associazione Salviamo il Castello di Calatubo, attraverso un lavoro di sensibilizzazione e un tour incredibile che si è sviluppato anche al di fuori della provincia di Trapani. Da considerare che questo lavoro sta portando i suoi frutti, tanto che il castello di Calatubo ad Alcamo sarà anche al centro di diverse trasmissioni della RAI, che andranno in onda in occasione dell'iniziativa lanciata dal FAI, Ricordiamoci di Salvare l'Italia, una campagna di raccolta fondi che parte da oggi per concludersi il 22 marzo. La rete nazionale pubblica dedicherà un'intera settimana ai beni culturali e naturalistici italiani, tra cui per l'appunto il castello di Calatubo, con la finalità di contribuire a raccogliere fondi. Attraverso una maratona televisiva di 7 giorni, reti, canali e testate RAI racconteranno storie e luoghi che testimoniano la verità, la bellezza e l'unicità del patrimonio artistico e paesaggistico troppo spesso dimenticati. Oltretutto, sabato 21 e domenica 22 ci sarà l'apertura straordinaria di 75 luoghi in tutta la regione Sicilia, tra cui anche il castello che svetta dal promontorio alcamese. La bellezza del castello rischia seriamente di scomparire per effetto del degrado e dell'incuria del tempo. L'immobile, la cui esistenza è datata attorno all'anno 1000, cessata la sua funzione militare, si trasformò in masseria a controllo del vasto feudo e fino agli anni 60 era ancora in buono stato di conservazione, grazie al continuo utilizzo dell'antica dimora che, con pesanti interventi di ristrutturazione, aveva consentito comunque il mantenimento delle fabbriche. Poi l'oblio, la fortezza ormai abbandonata, divenne un ovile, l'azione distruttiva degli animali, il terremoto del 1968 e l'assenza di interventi condusse al crollo dei solai e infine delle murature. Per tentare di alleviare lo stato critico di disagio economico e sociale in cui versano i disoccupati mazaresi, abbiamo deciso di proseguire il riuscito esperimento intrapreso in collaborazione con l'associazione di volontariato Made in City, attraverso la quale impiegheremo decine di disoccupati ed ex detenuti in una serie di interventi tendenti alla sistemazione di aree interne alla città, prevedendo anche la diserbatura e la pulizia. Queste persone renderanno un servizio alla comunità ed avranno anche un piccolo ristoro finanziario utile ad alleviare i disagi del difficile
difficile momento congiunturale. Lo ha dichiarato il vice sindaco Silvano Bonanno di Mazara del Vallo, annunciando l'avvio del programma di lavoro per alleviare la situazione economica critica e sociale di disoccupati mazaresi nell'ambito del protocollo d'intesa con l'associazione Made in City, che prevede un contributo complessivo di 20.000 euro per azioni in ausilio della squadra tecnica comunale. Complessivamente saranno circa 30 le risorse umane che presteranno i loro servizi per un periodo di 60 giorni. E parliamo invece adesso di Trappeto. Borgo di Dio ha presentato il completamento del progetto e della rinascita del centro fondato da Danilo Dolci negli anni 50, investiti oltre 400.000 euro. Ora si punta a realizzare le stesse attività di livello internazionale. Vediamo il servizio. Formalmente è la fine di un percorso, di fatto però è solo l'inizio. Stiamo parlando di Borgo di Dio, lo storico centro culturale di formazione fondato negli anni 50 dal sociologo Danilo Dolci, che per 18 anni era finito nel degrado. Da 2 anni però era ricominciato un percorso che ha visto insieme la Fondazione con il Sud, CESIE, l'Associazione Libera di Palermo e il Comune di Trappeto. In questo lasso di tempo sono stati investiti ben 430.000 euro per rimettere in sesto parte dell'immobile e per far ripartire le attività formative che, quando erano organizzate da Dolci, diventarono riferimento addirittura a livello europeo. Sabato, nell'arco di tutta la giornata, si è tenuta la manifestazione finale di questi 2 anni di progetto, che hanno riguardato non solo la ristrutturazione edile del centro, ma anche la riorganizzazione delle sue attività. Veramente il recupero del borgo è avviato, sottolinea Amico Dolci, il figlio di Danilo. Ma è l'evento conclusivo di tanti eventi che si sono succeduti in questi ultimi 2 anni, e in particolare tutto l'anno scorso, per significare ad ogni mese che veramente il recupero del borgo è avviato. È avviato prima fisicamente, abbiamo ripulito tutte le stanze, tutte le perdite, tutto quello che rischiava di fare crollare quasi la struttura, che comunque è robusta, dalla copertura dei tetti, l'impermeabilizzazione di tutto, impianti nuovi elettrici, circa 35 posti letto ripristinati, la sala mensa e che è anche sala di lavoro. Questi spazi dovrebbero ritornare veramente all'uso che se ne faceva in campo internazionale. Con l'investimento è stata possibile una complessiva ristrutturazione che oggi ha permesso anche di attivare 35 posti letto ed una sala mensa. Al centro delle future attività ci sarà la realizzazione di laboratori maieutici su varie tematiche secondo l'idea ispiratrice di Danilo Dolci. Il progetto ha contribuito allo sviluppo socioculturale dell'area attraverso numerosi eventi artistici, musicali e teatrali e con la realizzazione di laboratori maieutici su varie tematiche con diversi gruppi locali e internazionali, realizzando 3 percorsi di formazione per valorizzare le risorse umane, culturali e turistiche del territorio. Inoltre ha ospitato workshop di progetti europei e gruppi di diversa provenienza geografica per visite guidate, attivato l'esperienza dei campi lavoro, uno sportello informativo e stage lavorativi per i giovani disoccupati e inoccupati di Trappeto e dei comuni limitrofi. Certe situazioni sono drammatiche, e nelle situazioni drammatiche degli anni 50 papà e il suo gruppo sono riusciti con una certa metodologia a fare coinvolgere le persone e risolvere alcuni problemi. Dobbiamo ripartire da quella metodologia, da quel modo di far esprimere ciascuno su un problema, perché non basta soffrire i propri problemi per conoscerli, bisogna cercare insieme le soluzioni. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo si terranno i prossimi appuntamenti con i laboratori di lettura ad alta voce per i più piccoli presso la sezione Il Piccolo Principe della Biblioteca Diocesana di Trapani. Il tema scelto per i laboratori di lettura ad alta voce del mese di marzo è Scopro il mondo dalla A alla Zebra. Tante storie che accompagneranno i bambini in un grande viaggio che li aiuterà a scoprirsi più consapevoli e curiosi. Mercoledì dalle 16 alle 17 ai bambini dai 3 ai 5 anni sarà letta la storia Il Piccolo Seme di Erik Carle. La stessa lettura sempre per i bambini dai 3 ai 5 anni anche giovedì dalle 16 alle 17, subito dopo dalle 18 alle 19 per i bambini più grandi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, un laboratorio di lettura sulla storia Flix di Ziraldo. I laboratori sono gratuiti, ma è preferibile la prenotazione con partecipazione da inviare alla mail biblioteca@diocesi.trapani.it. E parliamo invece adesso della Quaresima in ascolto dentro le case dei trapanesi. Il vescovo di Trapani, Fragnelli, visita le famiglie dove ci sono bimbi in situazioni di disagio. Con mezzi umili dobbiamo manifestare la carità di Cristo tra i più poveri, dice l'alto prelato. Il servizio.
Ascolto della parola e ascolto del territorio con le sue fragilità. In questo tempo di Quaresima, oltre agli appuntamenti del martedì sera con la Lectio Divina sul tema tempo di naufragi, tempo di approdi, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, insieme ad alcuni parrici e al delegato vescovile per la Caritas Girolamo Marcantonio, ha vissuto un tempo di ascolto presso le famiglie di alcuni bambini che frequentano i centri di aggregazione della Caritas, in particolare quelli che per particolari problematiche vengono seguiti personalmente a casa. In pratica, una volta a settimana il vescovo si è recato in visita presso alcune famiglie dei quartieri periferici della città di Trapani, dove la perdita del lavoro, una malattia improvvisa, difficoltà di inserimento sociale e culturale hanno creato una particolare fragilità non solo economica, condividendo bisogni, aspettative, desideri e un momento di preghiera. Ci avviciniamo alla Pasqua e il racconto della passione di Cristo ci richiama al valore della vita e della dignità umana, ha detto il vescovo. In Gesù è l'uomo stesso, creato a immagine e somiglianza di Dio, a essere spogliato della sua dignità. I diritti umani sono calpestati in molti paesi del mondo, anzi possiamo dire in tutti i paesi, anche nel nostro, anche nella nostra regione, nella nostra città. Gesù è esposto al pubblico scherno, lo contempliamo e ci impegniamo a respingere e combattere tutto ciò che qui da noi offende la dignità dei bambini e dei giovani, continua ancora Fragnelli, degli uomini e delle donne, degli adulti e degli anziani, con mezzi spesso umili, senza avarizia. Dobbiamo manifestare la carità di Cristo tra i più poveri, i malati, le persone anziane, le donne nel bisogno e i detenuti. Li incoraggiamo a riconoscere la loro dignità umana e a lavorare, conclude il vescovo di Trapani, per risvegliare le coscienze di fronte a tanti drammi umani. Insieme vogliamo mostrare l'amore che Dio nutre per ognuno di loro. Domani sera alle 21 intanto si terrà il penultimo incontro in cattedrale a Trapani su un brano del Vangelo di Giovanni della liturgia della prossima domenica sul tema «Nella terra Gesù semina la vita».